Ma raga, me lo dite sinceramente, ci sto bene o no con sti capelli fatti così? Personalmente, non me la prendo. Prima di iniziare il video, l'app di OneFootball nel primo commento, scaricatela perché è la migliore app del calcio. E quindi, fatelo adesso. Ragazzuoli, ci siamo. Siamo in un nuovo episodio della Carriera Challenge a tempo. In quello precedente, tutte queste persone che metto qua negli iscritti sono quelle che hanno indovinato quanti titoli è riuscito a vincere il Paris Saint-Germain in quello che ho creato in 20 minuti. Come sapete, le regole ve le lascio nel primo link in descrizione. E siete riusciti anche a indovinare dove arrivava comunque il Paris Saint-Germain in Champions League, purtroppo eliminato dal Barcellona con un doppio pareggio. Quindi quarti di finale e 2 titoli su 3 in Francia. In questo episodio voi mi volete male e io vi stimolo subito con l'hashtag Rasato Sono. In realtà ho un cognome palermitano, però ragazzi è la squadra che ha effettivamente stravinto il sondaggio dello scorso episodio. Quindi ragazzi mi volete male. Perché mi volete male? Perché rispetto alle altre squadre abbiamo un budget davvero ridicolo. La rosa di partenza è questa qua. Io vi chiedo nei commenti di scrivere secondo voi se questa squadra riuscirà, insieme all'hashtag Rasato Sono, se riuscirà ad andare in Serie A o in Serie B. Quindi scrivete sì o no insieme al numero di vittorie su 42 che potrà fare questa squadra. Perché come sapete le prime due di queste squadre vanno in Serie A, ma chi arriva terzo deve farsi i playoff con la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava. E manco più ci sto a capire io come funziona Serie B perché non la seguo molto. Mi sono dovuto informare molto su questa squadra. Questi sono i giocatori di partenza, questo è il modulo. Io vorrei innanzitutto farlo diventare un 4-3-3 o quantomeno un 4-4-1-1. Quindi per fare questo dobbiamo puntare assolutamente a riempire dei vuoti che ci sono in questa squadra, cioè le posizioni delle ali avanzate. Perché Lagumina, Nestorowski, ok, abbiamo Lofaso in prestito, però ci sono dei reparti messi bene e altri messi male. Quindi andremo a operare subito lì. Abbiamo 3 minuti per fare la squadra. Il timer parte adesso, sarà un macello. 3, 2, 1, no. Via, perfetto, allora manco ci stava a capire niente con lo schermo specchiato. Andiamo avanti perché ho chiesto informazioni a tantissimi giocatori. Ne abbiamo molti in vendita, speriamo che arrivino le offerte giuste. E soprattutto di riuscire a prendere giocatori giovani ma con bassi stipendi, perché sennò non ci riusciamo. Dovremmo molto agire su delle operazioni con gli scambi e stare molto attenti. Facciamo passare i primi 10 giorni così abbiamo i resoconti ufficiali, perché molti giocatori li ho inseriti anche dalla fretta e furia. Ho visto che erano giovani, però ci sta che magari o sono troppo importanti per il club, oppure abbiano una clausola rescissoria, oppure non possono partire perché sono appena arrivati. Quindi si parla soprattutto di esterni offensivi, quelli che devono fare un doppio ruolo. Qui arrivo già delle offerte per delle cessioni. C'è Struna che potrebbe partire, e tra tutti i difensori che abbiamo, Struna secondo me è l'unico che ci può far fruttare un pochino di soldi. Sarebbero 2.650.000 quelli offerti dall'Empoli, in un ruolo dove abbiamo già titolare abbastanza giocatori importanti. Yaglialo, anche lui si potrebbero fare abbastanza soldi. Un centrocampo dove i giocatori non mancano, però appunto perché indebolire una squadra dove c'è già un 73 di overall, che è un livello molto alto. Invece in difesa abbiamo dei difensori abbastanza buoni. Qua si potrebbe far partire per 3 milioni. Trattiamo e cerchiamo di venderlo a quella cifra. Magari molti lo vorrebbero tenere al Palermo perché ci sono dei difensori non ottimali, però da difesa 3 si deve passare alla difesa 2, quindi cambia anche il numero di giocatori che si possono tenere in squadra. Passiamo da quell'offerta allora a un qualcosa che vai 3 milioni e 60.000 senza chiedere particolari cifre. Loro vogliono questo, va bene, abbiamo preso 300.000 euro in più che fanno sempre comodo. Quindi lui potrebbe partire. Per Yaglialo aspettiamo, anche perché è un giocatore in quel reparto, uno tra i più importanti, che potrebbe sicuramente giocare anche titolare perché ha più doti difensive rispetto a Ciocev e Coronado, che è un mostro in questa squadra. Eccola qua un'altra offerta che volevo vedere, l'offerta per Morganella, un terzino destro che può anche fare all'esterno, uno di quei pochi giocatori che comunque si può far partire per una cifra insomma intorno a questa qua, diciamo magari a alzare di qualche di 200.000 euro, vediamo se l'accettano lo stesso, tanto non penso sia un grosso problema, anche se qua ogni cifra è importante, quindi cerchiamo anche di guadagnare il minimo da giocatori del genere. Perfetto, abbiamo preso quasi 1 milione da Morganella, quindi questi milioni qua magari aumentano il budget di pochi milioni per giocatori che comunque noi dovevamo cambiare. Allora noi avanziamo ancora di altri 3 giorni, poi abbiamo tutti i resoconti ufficiali che sono tantissimi nell'ufficio, quante addirittura CT della nazionale, diciamo non ho fatto niente, vogliono essere CT della nazionale ragazzi. Allora con calma, abbiamo venduto Struna e abbiamo venduto molto probabilmente anche, guardate qua quanti resoconti ho chiesto, abbiamo venduto anche offerta per il trasferimento per Rispoli, no non se ne parla neanche perché Rispoli insomma anche nella realtà è uno di quei giocatori che il gol te
te lo fa anche se gioca comunque sulla fascia o è un esterno di un centrocampo a 5. Avanziamo almeno fino al 13, così siamo sicuri anche di aver venduto Morganella, e poi si parte all'attacco. Vediamo un po', Arp era un giocatore che avevo inserito, lo so benissimo che non lo posso prendere perché è appena arrivato dall'Hamburgo, era un attaccante fenomenale. Qua vedete tantissimi nomi che scorrono in fretta e aspettiamo un attimo che arrivano i soldi di Morganella. Aspetto solo questo, poi se mi dice anche la trattativa salta non importa, lo mettiamo in una trattativa di scambi. Ancora qui niente. Morganella venduto e ok, quindi il budget adesso dopo 3 minuti e mezzo... minchia, come cambia di tanto. Però vabbè, 7 milioni anziché 4. Possiamo fare già di più. Quindi ragazzi, cosa importante adesso sarebbe prendere un terzino destro. E infatti la priorità è subito quella, perché alla fine il modulo resta, potrebbe restare anche il 3-5-2, però voglio puntare a un terzino destro. Piace moltissimo Oina del Al City, un giocatore che prende pochissimo. Lo possiamo prendere per 2 milioni tranquillamente. Anche questo Gammi mi piaceva abbastanza, ma non lo possiamo prendere. Poi c'è questo Diogo Dalot che può giocare anche a sinistra, overall identico a Oina, quindi come stipendio siamo lì. Potrei prendere, diciamo, questo con più interesse. C'è anche questo, non male, ma è un 60 ed è un po' troppo poco. Quindi proviamo a prendere dal Porto, ragazzi, Diogo Dalot per 2 milioni e uno stipendio non troppo alto. Proviamo. Per il prestito si potrebbe fare, ragazzi, è importante prendere i giocatori in prestito e spendere poco, quindi meno male, questo è un colpo importante. Allora, un prestito di un anno e penso non ci siano problemi, trattiamo in fretta queste cose, almeno risparmiamo del tempo. Lo stipendio lo possiamo dividere così, diciamo una controfferta, facciamo il 55%, così non diventa un problema. Accettano e abbiamo preso un terzino molto molto utile alla causa, un prestito. Del resto questa stagione dura un anno, quindi operare in questo modo secondo me è perfetto. Poi, pensando a chi abbiamo venduto, abbiamo fatto partire un terzino destro, ma siccome voglio mettere la difesa a 4 e comunque degli esterni alti, io punterei subito al top player lì davanti, che è Alphonso Davies, un giocatore che gioca nel Vancouver Whitecaps, quindi campionato canadese. Prende pochissimo, ma fidatevi, guardate sul suo FIFA quanto può crescere, considerando che comunque nel Palermo già un giocatore del genere non lo possiamo prendere con il prestito, ma ci tento sempre, perché alla fine io non so in base a cosa è gestita quella situazione. Lo possiamo prendere per 1,5 milioni, cerchiamo di dare via dei giocatori inutili. So che un Trajkovski è uno di quei giocatori che potrebbe partire, però un po' la differenza la fa in un Palermo del genere. Scambio giocatori, proviamo a dargli, allora, un attaccante ne abbiamo abbastanza, Lagumina no, Balog, cioè io personalmente ho puntato anche altri nomi lì in attacco. Proviamo con Balog, non penso che ce lo possano accettare, vogliono l'ala sinistra. Quindi come ala sinistra abbiamo o Alesami, mi dispiace personalmente perché vuoi fare anche l'esterno nel 4-4-2. Diamo Rizzo, sicuramente non vorranno grandissime cifre, vogliono 1,9 milioni, io abbasso di molto, abbasso almeno a 1,407,000, vabbè, quei soldi lì vanno bene, con una clausola di rivendita dell'11%. Ce lo potrebbero dare tranquillamente perché gli diamo Rizzo. Vogliono questa cifra qua, noi non ci pensiamo troppo, accettiamo senza problemi. Abbiamo preso un signor giocatore, ragazzi, che già con l'overall non è male assolutamente per un Palermo del genere. Sono passati 7 minuti, abbiamo preso, diciamo, due giocatori, speriamo, perché qua ora non si sa mai questo voglia fare chissà che cosa. Io direi un ruolo importante, perché comunque nel tridente ci mancano gli esterni, gioca sia a sinistra sia a destra. Come il terzino è molto importante, diamogli un triennale senza problemi, voglio dire, non a 16 anni, ragazzi, è giovanissimo, senza la clausola rescissoria. Vuole uno stipendio di questo tipo, accettiamo, 2005 non è nemmeno troppo alto. Quindi così si opera, ragazzi, ve lo consiglio. Quando cercate i giocatori dall'elenco di suo FIFA, cercate sempre quelli giovani, ma che non giochino in grandissime squadre, perché a volte il nome, come anche il Gomez, mi può fare ingolosire. Ma un 64 di euro le prende già 10.000 euro settimanali, che sono tanti per quell'età. Allora, altri giocatori personalmente che potrei prendere in una squadra del genere, servono prendere i terzini. Ne abbiamo uno che si chiama Corentin Fiore, se non sbaglio. Quindi uno è un po' poco, ma può fare anche l'esterno e il difensore centrale. Quindi io a questo punto dovrei cercare un attimo di capire quali sono le licenze di questa squadra, perché servirebbero degli esterni offensivi. C'è questo Cheikh Touré che può fare anche lui sia l'esterno sinistro che destro. Serve, ha una clausola rescissoria, però un 60 di overall, quindi personalmente non è che ci fa tantissima gola. Questo invece è un attaccante che potrebbe essere abbastanza interessante, perché è del Barcellona B e può essere messo secondo me al posto di Balog, che non cresce tantissimo. L'overall più o meno è quello, quindi nel dubbio può anche fare l'esterno, quindi attenzione. Poi c'è anche questo, ma era un cinese, ragazzi, promettente, un coreano, sembra quasi l'erede di Han per questo punto di vista, e qui dobbiamo ancora aspettare però da Lola conferma.
Quindi, allora, avendo due terzini, io direi di puntare o sul sinistro a questo punto, ma ne abbiamo già uno, quindi non diventa un'esigenza. A questo punto io punterei sull'attaccante di riserva. Punterei sull'attaccante di riserva che può fare l'esterno. Allora, sarebbe un giocatore che arriva per noi per 1.700.000. 1.700.000, secondo me si può fare. Anche se mi interessava molto questo Bowen, che ha il suo perché. Anche lui può fare l'esterno. Là l'abbiamo venduto Morganella, si potrebbe far partire altri giocatori. Non lo so, proviamo anche con Bowen. Sono 2 milioni quelli che potrebbero fare al caso nostro. E allora puntiamo per il prestito, purtroppo non si può. Allora Bowen, insistiamo, servono giocatori offensivi, perché a centrocampo siamo messi bene. Sono giocatori non molto conosciuti, ma alla fine cerchiamo anche con gli scambi di guadagnarci qualcosa. Perché se facciamo uno scambio, guardiamo chi potrebbe non servire a questa squadra. In difesa c'è Davidovic, Bellucci, Rajkovic, Zinischi, che forse tra tutti quelli che non mi piace molto, Ingegneri, Accardi, che sono comunque due giovani. Tra i titolari, comunque, in una difesa con due centrali, questi vanno più che bene. Anche se abbiamo Struna, se non sbaglio. Quindi io uno Zimischi lo potrei far partire tranquillamente. Non lo vogliono, vogliono un'ala sinistra. E qui diventa un macello perché abbiamo soltanto Ale Esami. Quindi niente, abbiamo comunque un pochino di soldi. Puntiamo a questa squadra, secondo me, 2 milioni tondi tondi. Con una clausola di rivendita che non fa mai male, dell'11%. Tanto non ci importa quando lo rivenderemo. 2 milioni e 100, secondo me, è un affare esterno destro preso in Morganella. Anche se non gioca, secondo me, è l'ideale. Adesso dobbiamo subito cercare di portarlo a casa. Questo Bowen comunque gioca nell'Hull City, quindi un po' di esperienza se l'è anche fatta. Perfetto. Là davanti comunque quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Abbiamo un esterno, una a sinistra e una a destra. Si potrebbe ancora fare altro. E infatti quello del Barcellona B potrebbe essere un giocatore abbastanza importante. Come lo diventerà del resto questo giocatore, che comunque ha un overall abbastanza alto, 69 di overall, una durata del contratto di 4 anni. Devo andare velocissimo, ragazzi. E ok, accettiamo, perché ancora c'è da fare un po' di roba, eh. Parliamo di soldi. Ecco, qui non mi piace, perché quando devo fare io lo stipendio sbaglio sempre. Quanto vuoi? 6.100. E io ho paura con queste cifre perché, ragazzi, lui prendeva 5.900 all'Hull City. 5, no? Vuole meno, vuole tutti i bonus, no? Il bonus di ingaggio non è basso. Ho abbassato di 1.000, vabbè. No, vogliono quello, vabbè. FIFA non lo capirò mai, per 1.000 euro ditemi la differenza. È passato metà del tempo, abbiamo preso abbastanza giocatori. Questo Turello levo, va bene che è bravo, ma lasciamo perdere. Questo invece mi interessa. Mi interessa a questo punto, sì, ci sarebbe anche questo, mamma mia, Brahim Diaz, 3 milioni e 7 di clausola, è un po' troppo caro, però evidentemente ce ne rendiamo conto. Ce ne rendiamo conto, c'è anche il Gomez, ragazzi. Come si fa a dire di no anche a questo giocatore che può diventare un animale? Anche Brahim Diaz lo può diventare. Prendiamo il terzino, ragazzi, ci ho pensato un attimo. Guardiamo tra questi due quale può essere più conveniente. Questo senza dubbio, perché alla fine l'overall è lo stesso. Lo possiamo pagare un pochino di meno e lo stipendio. Tyrell Malasia, che è un terzino che può tranquillamente far comodo, anche se c'era questo Kick Pieri, che comunque può fare anche il difensore centrale. Stipendio basso, terzino, giovane. Allora puntiamo su questo, ci serve. E allora lo prendiamo per un prestito, se era possibile. Allora proviamo prima a vedere se li possiamo prendere con il prestito, questi giocatori qua. Iter non penso. Iter sì invece, e va bene, ci sto. I giocatori in prestito vanno presi tutti e non ci dobbiamo lamentare. Ci sono ancora i soldi per prendere altri giocatori, perché ci sono. Un prestito di... ma sì, di 2 anni, tanto non penso sia un problema, no? Per il giocatore Iter dal Wolfsburg. Quindi anche qua una signora squadra, 60, chiediamo il 50. Penso che possa andare bene. Ok, perfetto, divisione dello stipendio equa. E abbiamo preso anche un terzino sinistro. Quindi adesso facciamo un pochino di ordine e guardiamo quella che potrebbe essere la nostra rosa al momento, prima di un attimo perdere la testa. Allora, a sinistra ne abbiamo Alesami, ma può fare benissimo anche l'esterno alto. In quello che al momento io voglio anche mettere come un modulo, che diventa un 4-4-2 in linea, dove abbiamo allora Rolando, che si potrebbe dare via tranquillamente, infatti non capisco l'utilità. Abbiamo Davis, che è nuovo arrivato, Brown, che lo mettiamo sulla destra, dove comunque qua Yaya lo può fare benissimo. Ora il panchinaro no, in difesa Davidovic, Rajkovic, Bellucci per esperienza, in porta c'è Posavec, c'è Pomini che gli può fare benissimo il secondo, la gommina qua che lo sto a mettere a fa. L'altro che non lo trovo più, dov'è il terzino, mamma mia, non lo perdo, perdiamo un sacco di tempo. Dove l'ho messo, Davis, no,
Bowen, no, ho perso un sacco di giocatori. Dove l'ho messo? Vabbè, comunque l'avevamo preso, no? C'è sta Fiore che può fare, no, di controllo un attimo, il difensore centrale. E allora sì, Yaya lo, come centrocampisti siamo messi davvero troppo bene, perché ne abbiamo abbastanza. Il tempo sta passando, lo so. Però stavo un attimo controllando la squadra e direi che i giocatori in questo momento ci sono. Ah, c'è il bug che forse non è ancora arrivato il giocatore, perché dobbiamo aspettare qualche giorno. Mancano 7 minuti, ragazzi, e possiamo ancora fare molto, secondo me, non prendendo top player, anche se ovviamente i soldi ci sono. Dipende cosa ci arrivano, delle offerte importanti. L'importante è non far partire Coronado, non far partire Chocev, non far partire quelli comunque a centrocampo ti fanno la differenza in un campionato dove comunque la Serie B non importa avere grandissimi giocatori. Abbiamo preso in prestito Gianluca, c'è anche il nome italiano, Itter, Diego Dalò, quindi perfetto. Ritirata l'offerta per Rispoli, ma va bene così senza problemi. Quanti soldi abbiamo ancora? Ragazzi, 3,48. Secondo me è inutile prendere... cosa, come si chiama, mi viene in mente, per un figlio, no? Prendere il giocatore Brahim Diaz, cioè la clausola è altissima, ma poi in un ruolo dove comunque i giocatori li abbiamo già. E Angel Gomez, trequartista, stesso discorso. I terzini li abbiamo presi. Io proverei con questo Pieris personalmente, ma prima puntiamo su di lui, su Abel Ruiz. 1,7 milioni in prestito, non si può purtroppo. Prendiamolo 1,7 milioni, cerchiamo di dare via qualcuno di importante. Mancano 6 minuti, secondo me non c'è nessuna fretta. Il portiere potrebbe servire in effetti, però adesso magari guardo un attimo da sua FIFA. Scambio giocatori, attaccanti. Un 67, io darei via Balog, che è un 63. 1,7 milioni, prendimelo Balog. Porca miseria, attaccante per attaccante. Centrocampista, dipende chi allora. Offri altro giocatore. Chocev, no, Coronado, no, Muravski, Gnaure neanche perché cresce tantissimo. Santoro, Fiordilino, Iaialo, Fiordilino. Oddio, no, non lo vogliono. Vogliono un altro più importante, eh. Allora, Chocev è da interno, Coronado da trequartista. Muravski, oddio, sì, è buono, però c'è Gnaure che gioca. Iaialo pure, sono 4 giocatori per 2 posti. Va bene, Muraschi cresce ma non troppo. Allora, 830.000, non ci facciamo ingannare. Aggiungiamo la clausolina sempre, che fa comodo. Muraschi lo potevamo vendere a 1,5 milioni. Questo 1,7 milioni, abbassiamo almeno a questa cifra qua. Si è chiusa la finestra accanto a me. Perfetto, perfetto. Abbiamo anche l'attaccante che volevamo. Abbiamo l'attaccante che volevamo. Devo guardare un attimo Abel Ruiz quanto può avere di... Ando al computer velocemente. Abel Ruiz 67, può arrivare a 84, attenzione. Tra l'altro è una quasi seconda punta in un 4-4-1-1. Comunque se dovesse far male Coronado, serve. Turnover, lo accettiamo perché anche Krestovski ha bisogno di una riserva. 4 anni ce l'ha già, in Chocev, però durata contratto 4 anni, va benissimo, lo stipendio è basso, quindi serve. Serve mettere giocatori in questo momento in una squadra dove gli possiamo offrire anche qualcosina di importante, tanto per non rischiare. 4.500, prendi comunque qualcosina di più. Ah, no, è la clausola. Ho fatto una cazzata. Lasciamo stare, lasciamo stare. Io lo sapevo che qualcosa sbagliavo, lo sapevo. Allora, questo difensore secondo me può fare al caso nostro. Allora, cerchiamo di rimediare, va? Peccato che non si possa prendere in prestito. Ho messo, dai, una clausola di 4.000 euro a un giocatore che è buono. Ma ti pare? Come si fa a togliere? Non posso tornare indietro. Il bello della diretta. Scambio giocatori, difensore centrale per Zimiński, subito. O per Ingegneri, va bene anche lui. No, non lo vogliono e vogliono il terzino sinistro. Offri altro giocatore. C'è solo Fiore. Abbiamo preso un altro terzino. Bah, lo può fare anche lui il terzino. Stesso overall, no, lo prendo e basta. Lo prendo e lo aggiungo sinceramente alle offerte. Gli diamo 1 milione. Mamma mia, raga, scusate per l'errore, scusate davvero, ma porca miseria, che cavolo ho fatto. Che cosa ho fatto. Sì, va bene, lo prendiamo. Lo prendiamo perché è buono, lo prendiamo perché è buono. Anche lui, Pieri, ma te guarda, ho messo la clausola di 3 euro a un giocatore. A parte che non lo possono prendere, invece sì, lo possono prendere se metto la clausola. Sono un idiota, sono un idiota. No, è buono Pieri, è buono, molto molto buono. Trattiamo, ma abbiamo pochi minuti, abbiamo pochi minuti. Abbiamo pochi minuti per questo giocatore che alla fine, fammi ricontrollare un attimo il potenziale che ha,
Ed è un difensore centrale che forse tra tutti quelli che abbiamo può arrivare a 85. Tantissima roba, tantissima roba. Io direi turnover, perché comunque sì, nella squadra vuole essere importante. Attenzione, ragazzino, vuole superare la concorrenza. 4 anni, dovesse avere un'offerta per un difensore, allora l'accettiamo subito. Va bene, accettiamo, senza clausola, perché ora vi faccio la cazzata. Accettiamo lo stipendio, abbiamo ancora dei soldini, 2 minuti. Giocatore lì mi sta rodendo il culo in una maniera impressionante. Adesso sono rimasti solo i terzini nella lista preferiti, più Angel Gomez. E anche perché ne avevo messi tanti davvero di terzini, quindi cominciamo a levare qualcuno, perché alla fine i ruoli dove volevo intervenire ce l'ho fatta tranquillamente. Adesso andiamo un attimino avanti, no? E vediamo un attimo se ce lo prendono davvero. Sto giocatore mi fa arrabbiare in un modo impressionante, ragazzi. Serviva costruire la panchina. Forse un altro esterno, ma in un 4-4-2 non so quanto possa essere utile. Qua sinceramente servirebbe vendere qualcuno, perché i giocatori noi li abbiamo. Molti non possono partire, lo sappiamo perché sono appena arrivati. Facciamo andare un attimo avanti la simulazione. Attenzione che si interrompe, eccola qua. L'offerta per il trasferimento per Trajkovski. Vai a vedere un attimo se l'hanno già comprato. No, meno male no. Abbiamo preso alla fine un terzino. Secondo me si può dare. Si può dare per quella cifra lì. Poi 1.800.000. Tratta. Secondo me Trajkovski non è utilissimo. Ripeto, abbiamo altri giocatori e non gioca Trajkovski. Quindi qualche soldo li possiamo fare. Senza clausola, stavo sbagliando. 2.100.000, perché comunque Trajkovski il suo perolino ce l'ha. Accettano. E ok, forse si poteva guadagnare un pochino di più. Nella brosa poi, assolutamente, visto che c'è ancora rimasto un pochino di tempo, richiamiamo in tempo record. Praticamente la prima cosa che dobbiamo fare quasi è quello di prendere Embalo. Dobbiamo farlo all'inizio, lo richiamiamo. Ma tanto, per quello che vale in questa squadra, è importantissimo. In quanto cerchiamo un portiere in tempo zero. Dobbiamo fare veramente in fretta perché manca pochissimo tempo. Interrompiamo la simulazione soltanto quando arrivano i soldi. Abbiamo praticamente 30 secondi, una lotta contro il tempo. Porca miseria, sempre all'ultimo. Un portiere giovane. Io direi Werner dell'Atletico Madrid. Subito, Werner, ce la possiamo fare. Werner, trasferimenti. Cerca giocatori, 15 secondi. Devo soltanto entrare nella trattativa e poi va bene. Werner dall'Atletico. Poi tra l'altro è stranissimo. Portiere Axel Werner. Sì, è lui. Allora, ok, chiediamo lista preferiti. Va bene, dai, va bene. Non possiamo prenderlo. Porca miseria, ho perso tempo all'inizio. Resta forse il rimpianto di non aver preso un portiere, ma comunque quello che abbiamo cambiato è essenzialmente aver richiamato Embalo, aver messo Davis lì davanti con Rispoli, che può comunque, ricordiamolo, oltre a fare l'esterno può anche benissimo fare il terzino, anche se è più di spinta offensiva. Stesso discorso vale per Alesami, magari quando giocherà Rispoli possiamo tranquillamente metterci, che ne so, quell'Itter o anche il Fiore che abbiamo preso, perché sono due giocatori comunque forti tutti e due, ma Itter cresce di più, quindi rispetto a Fiore può salire più in fretta, quindi magari lo mettiamo in panchina. Embalo a sinistra, ricordiamo questo giocatore può fare anche l'esterno destro. Stesso discorso che vale per Davis. Abbiamo giocatori molto molto versatili e questo è importante. Il centrocampo non l'ho voluto toccare, perché anche per quello che riguarda l'overall va benissimo. La riserva di Nestorovski non è Lagumina, che Lagumina lo vedo più come una riserva di Coronado da seconda punta. Abbiamo questo Ruiz, senza sottovalutare Bowen, che come esterno destro può dare benissimo il cambio a Davis. Quindi in difesa c'è Bellucci, c'è Davidovic. Poi per il resto comunque abbiamo migliorato un reparto dove comunque a centrocampo ne abbiamo anche Gnaoré. Noi lo sottovalutiamo, abbiamo venduto qualcosa a centrocampo forse, però ricordiamolo, Cioce e Vigliaglialo sono importanti. Gnaoré può giocare, ma poi il resto della squadra è abbastanza ben costruita. Quindi ragazzi, non mi resta che salutarvi, ci vediamo in un prossimo video. Trovate qui la squadra nel sondaggio per votare quella che vorreste vedere.